Al Teatro Carignano va in scena lo spettacolo Casa di bambola di Erik Ibsen con la regia di Filippo Dini. Le repliche dal 19 al 31 ottobre saranno accessibili tramite sottotitolazione semplificata in italiano e inglese e audiointroduzione. Lo spettacolo è in programma da martedì a domenica con i seguenti orari: martedì, giovedì e sabato, ore 19:30, mercoledì e venerdì, ore 20:45, domenica, ore 15:30. La durata è di 2 ore e 40 minuti, diviso in due tempi, con un intervallo. Casa di bambola è un dramma in tre atti scritto dal norvegese Henrik Ibsen. Rappresentato per la prima volta nel 1879, viene definito scandaloso. In tutta Europa accende forti dibattiti sul ruolo della donna nella famiglia e nella società. La protagonista, Nora, diventa un simbolo della lotta per l'emancipazione femminile. Tutta la storia si svolge all'interno del salotto dei coniugi Elmer. Nora, interpretata da Dennis Oxdogan, e Thorvald, interpretato dallo stesso regista Filippo Dini. Il primo tempo si apre con una scena del passato. Nora e Thorvald, ancora giovani e innamorati, che aspettano il loro primogenito. Subito dopo si passa al tempo presente. È la vigilia di Natale e Nora e Thorvald hanno tre figli. Nora è felice. Dopo anni di sacrifici, Thorvald è diventato direttore di banca e ha un grosso aumento di stipendio. Ora la donna può liberarsi del debito che ha contratto di nascosto con l'avvocato Krogstad per pagare le cure del marito malato. Quello stesso giorno arriva in città Christine Linde, sua amica d'infanzia. È rimasta vedova e chiede aiuto a Nora. Thorvald licenzia l'arrogante avvocato Krogstad e assume al suo posto la signora Linde. L'avvocato minaccia Nora di rivelare il segreto del prestito al marito se non gli fa cambiare idea. Il marito, però, è irremovibile e Krogstad gli scrive una lettera in cui rivela la verità. Nel secondo tempo, Christine parla con Krogstad. Anni prima, i due erano innamorati. La donna gli confessa di amarlo ancora e lo convince a restituire la ricevuta della cambiale ai coniugi Elmer. Thorvald legge la lettera di Krogstad e si infuria con la moglie, ma quando recupera la ricevuta della cambiale è sollevato e la perdona. Nora, però, capisce di non aver mai conosciuto davvero il marito e rimette tutto in discussione.
La scena è il salotto di casa Elmer e occupa interamente il palcoscenico, largo 11 metri, alto 8 e profondo 14. L'ambientazione è contemporanea. A sinistra ci sono un camino, una finestra e una porta che dà accesso a una stanza di servizio. Davanti al camino c'è un divano con un tavolino basso. A destra, una libreria ricopre l'intera parete, intervallata da una finestra che dà sul viale d'ingresso, uno scrittoio e un'apertura che conduce in cucina. Al centro della stanza si trova un elemento surreale, una quercia addobbata con luci natalizie e con un'altalena. Simboleggia l'albero della vita, della conoscenza del bene e del male. Sul fondo, due porte conducono allo studio di Thorvald e all'ingresso della casa. I personaggi indossano abiti contemporanei. Tutti vestono con colori scuri, ad eccezione di Nora. Infatti, gli abiti della protagonista sono caratterizzati da colori pastello che si incupiscono col procedere del dramma. Henrik Ibsen è il più importante drammaturgo norvegese dell'Ottocento. Nasce nel 1828 e all'età di 30 anni dirige il teatro di Oslo. Nel 1864 abbandona la Norvegia per trasferirsi prima in Italia e poi in Germania. È proprio ad Amalfi che nel 1879 finisce di scrivere Casa di Bambola. Filippo Dini è attore e regista teatrale. Si forma alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova. Fonda la sua prima compagnia nel 1998 e nel corso della sua carriera riceve numerosi e prestigiosi riconoscimenti. Dal 2021 al 2024 è regista residente al Teatro Stabile di Torino. Per ricevere maggiori informazioni su orari, prezzi e modalità di accesso, contattaci. accessibilità@teatrostabiletorino.it 011 51 69 460. Per organizzare al meglio la tua accoglienza, ti chiediamo di prenotare in anticipo i biglietti, contattandoci e specificando eventuali necessità. biglietteria@teatrostabiletorino.it 011 5169 555. Le persone con disabilità hanno diritto al biglietto ridotto e, in caso di necessità, l'eventuale accompagnatore ha diritto all'ingresso omaggio.